Buongiorno a tutti. Stamattina occhio bello, Veneto, appena arrivati. Madonna santa, st'ingresso. Facciamo questo carico in eccezionale da occhio bello. Non so ancora la destinazione, ma sarà un gioco da ragazzi. E poi tra l'altro è l'uscita di occhio bello, ma non caricherò ad occhio bello. Appena entrati nel Veneto, bella zona pure questa. Segui il mio collega che sa esattamente dove andare. Tra l'altro è lui che mi deve caricare con la gru. E che questo pachiderma di eccezionale senza gru va da nessuna parte. Caccia, sta un bello eccezionale in sosta, la nonna è qua dentro. Ottimo. Purtroppo devo fare osservazione, ma è così, mi dura, mi piace il cuore, ma vedo tantissime aziende chiuse, la scritta in vendita, fitta sì. Purtroppo veramente è doloroso. Riusciamo a venirne fuori, siamo entrati in un vortice, non si capisce bene il del perché. Non siamo in grado di riprenderci. Sì, concorrenza mondiale, cinesi e tutto quello che vogliamo noi. Colpa delle politiche scellerate, ma forse è anche colpa nostra. È una tragedia immane che si sta consumando piano piano. Molti campi di mais non sembrano tanto sofferenti. Qua addirittura c'è un campo di fagioli. Fagioli pure hanno bisogno di tantissima acqua.
bel campo di mais. Carico di spighe, non mi sembra tanto sofferente. Entrate più dentro i campi, più in aperta campagna. Più in otto co. Oh, si dica. Coltivazione più bella, bellissimo, bellissimo vigneto, molto esteso pure, eh? Coltivata qui, immagino che stesse l'impianto sia di 1,50 per 4, dovrebbe essere 3, anzi nemmeno 3 e mezzo, vai, 3 metri e mezzo. Invece questo è un campo di mais in sofferenza, addirittura credo sia stato proprio abbandonato, sta morendo, quindi possiamo presumere che sia stata fatta qualche scelta, magari i campi più lontani dai canali d'acqua sono stati abbandonati favore di quelli che ci stanno più vicini ai canali d'acqua e quel poco d'acqua viene utilizzato per l'irrigazione. Va, vado a capire che sta succedendo. Artesiano, un canale d'acqua, ci sta l'acqua dentro, probabilmente. Sarà stato. Non so se mi sa, Vico. Lo scrivo. Il collega che mi precede. Yeah. Indicazione di pericolo. Ah, che bello odore di erba fresca appena tagliata. Zona agricola molto estesa. Beh.
mi piace, mi vedo abbastanza tranquilla. Vabbè, a parte la strada statale, che se non è mai stata, questa è una regionale. Allora, la vedo tranquilla come zona. Che sia una terra molto buona per la produzione di fagioli, perché veramente sto vedendo in giro molti campi che si alternano al mais. Quindi probabilmente ci sarà, ecco qua l'altro sulla destra, questo qua addirittura è enorme, questo campo di fagioli. Probabilmente la terra qualche sale minerale, qualcosa che serve, insomma, fa crescere bene i fagioli, che ripeto, veramente molti campi, veramente nutrienti che fanno bene a quel tipo di coltura. Continua la strada statale 16, Ferdinando. Sì. Ah, e poi si dice che le casaglie erano a Puglia, praticamente. Allora, niente, non siamo sulla strada regionale, ho commesso un errore, vabbè. Siamo sulla strada statale 16, che costeggia tutta l'Adriatica. Non l'abbia mai fatta questa zona. Ho voluto molte volte scaricare Rovigo, caricare nei paesi e paesini, però non posso ricordarmi tutto. È probabile che non sia mai passato di qua. Quindi, nuova strada stamattina. Ottima bella truppa. Carine queste case caratteristiche, con questi balconi in legno. Ah, che belle. Mi risvegliano ricordi atavici.
Beh, ci siamo quasi. Luogo di carico. Eccoci qua, siamo arrivati. Andiamo un po' come va a finire stamattina. Ciao a tutti!